Scusi se... 5 oggi. 5 cose. 5 emergenze, meno male che eravamo in due, guarda, perché se no non sapevamo dove metterci. Dove? All'ospedale. Due siamo. Uno la mattina, uno la sera. Ma cos'è qua dietro? Dove? Qua, dimmi. La chiesa. Quale chiesa? È qua. Forse lei non ha saputo. Cosa? No. Ha saputo dei tagli, ci sono stati... Alla sanità. Sì, ho saputo. Ma questo è il piano di rientro, che... Quindi proprio rientrato... Sì. È rientrato. È un buon problema. Cioè, come però... l'avete presa, voglio dire? No, ma è già preso, ormai ci sono abituati, va, le cose giuste. Ogni cosa a suo posto. Cioè, è un problema sedersi, però... penso appunto... Cioè, come ha fatto a abituarsi? No, vabbè, ma le ripeto. Aspetta, le do una mano. Grazie, perché, caro. Poverino. Grazie caro. Se io un pochettino mi incontro voi, è un problema. Schifo, però. Grazie. Per i colleghi queste altre. Colleghi, è un lavoro difficile, collega, sì. Questo verde, speranza. Sì, no, in effetti io l'avevo visto che lei non è un buffo, è un collega, no, si vede, è anche un po' alto, deve essere un buffo là, le cose giuste. Cioè, io, vabbè, ma l'erba vicino è sempre più verde. Sì, il cielo è sempre più blu, le sappiamo, andiamo avanti. Quindi sono ho capito. Tutto a posto? No, vabbè, sì, non c'è male, che bevuto tanta operazione. Lei sa, da 30 anni che opero a Cirane per il mio ospedale, sa, c'è sempre stato, come in ogni ambito, un piccolo intoppo, così, eccetera. Però alla fine posso dire che questa è sicuramente una esperienza bellissima di vita. 30 anni che lavoro lì. Beh, 30 anni, sono 30 anni, io ci lavoro da 35, voglio dire. 35, cioè, non mi sembra... No, le spiego, io ho cominciato con la muratura, no? Come con la... Pilastro per pilastro, sì, ci abbiamo messo 100 anni. Per costruirle. Con calma, uno non è che deve fare le cose veloce, in quantità, poi pilastro dopo pilastro. Abbiamo costruito l'ospedale, siamo andati bene. Ah, ma cioè, perché è una squadra, certo. Sì, ma non è un lavoro tanto pesante, no. Cioè, come non è pesante? La cantarella col cemento, cioè che non è pesante? No, il cemento è depotenziato, non c'è problema. Come è depotenziato? È depotenziato, no. E se l'ospedale è depotenziato? È leggero, giusto. Ma scusi se ora lo interrompo, depotenziato, ma io proprio in questi giorni ho saputo della venuta di Lombardo, che è venuto qui a già... Lombardo? Chi? A me chiedo, Lombardo? Lombardo, quello là che c'è. Cioè, ma lei non sa chi è Lombardo? No, e non seguo più il calcio da un paio di anni. Chi è Lombardo? Lombardo, quello che giocava col terzino. No, Lombardo, il governatore della Sicilia. Ah, quello che giocherà col secondino. Sì, mi ricordo. Simpatico. No, una persona distinta. I colleghi. Salutiamo. Buona fortuna. Ma se vengono allo piano, stare, vai, piano, che la benzina costa, piano. Lo so. Ma cioè, a proposito, ci siamo qui a Giaro, ci sono venuto nel vostro paese, no? Cioè, il sindaco ha visto la struttura, l'ha vista, è venuta, cioè, ha parlato di questo piano di rientro, perché voglio dire, ci hanno preso tutti i giarresi. Abbiamo parlato di questo piano di rientro, ci ha guardato, okay. Ci ha detto, speriamo. Sindaco, speriamo. Ma è venuto il direttore generale dell'ASP3, quello, sai, quello che rimodula i reparti, li riassetta, eccetera, sì, con la rimodulazione. Sì, è venuto pure lui, c'è un parere tecnico, voglio dire, guardate. Sì, ha detto speriamo, tecnicamente speriamo. Scusa, io ripeto, proprio in base a quello che ho letto sui giornali che è venuto Lombardo, cioè, ha detto che è tutto sistemato, tutto risolto, già ci saranno più posti letto, eccetera. Ma ha saputo, sicuramente avrà letto i giornali, ha saputo cosa è successo a Lombardo, non il cacciatore. Ha letto i giornali recentemente, è indagato, ha un po' di problemi con la giustizia, cioè ora che ha detto che è tutto sistemato, cioè che succede? Speriamo. Lascia che il tempo faccia il suo corso, speriamo. Comunque, i reparti nuovi ci sono, c'è un reparto nuovo esterno, sono il primario. Non ho mai visto un primario con la pettorina, posso questo spendere. No, questo è particolare, vai. Cioè, è il reparto nuovo di strisce blu. Ah, è il reparto nuovo di strisce blu, c'è il primario, perché è giusto, il cliente viene accolto. Come cliente? È un'azienda, è un ospedale. No, lei sa che c'è questa entità commerciale che bisogna un pochettino tenere, no? Sì, ma non è che sono clienti. Il cliente va accolto. Com'è che si chiama? È clientelismo, va, queste cose qua. Clientelismo, stai dicendo totalmente la serie questo, no, no, assolutamente. Ma io direi, ancora prima di pensare al discorso esterno, le strisce blu, che cioè, non è un primariato, vorrei dire. Cioè, anche il discorso della sicurezza e della struttura,
Cioè, ho saputo che ultimamente all'interno ci sono stati problemi con la sì, visibilità. Se ne è calata una parete. E lo dici così? Cioè, finalmente se ne è calata una parete. Finalmente cadeva all'ospedale, cioè mi faceva anche male. No, era tu, cioè, sei stato mai all'ospedale di Giarre? No, è un bel po' che non male. Ma cioè, corridoi. Ma quando saranno lunghi, tipo 2 metri. Ma adesso senza parete è bello dritto, arrivo ogni volta devo fare tutto il giro e no, quindi è meglio così, che stai calato una partita in meno. No, io questo io lo dico anche in virtù del fatto che sai, io sono primario, molte persone so, quando c'ho la moglie di un paziente, cioè di una persona ricoverata, viene il marito, ah per favore mi raccomando dottore stia attento, come dire, siamo nelle sue mani, cioè in base alla sicurezza lei cosa dice alle persone? Intanto vedi l'ospedale Cirale con l'ospedale di Cirale anche con mangiare per imitazione. Salutiamo anche lui è andato via prima. Beh ragazzi non ti ha bastardo, guarda che quello che voglio fare lavorano. Questo lo togliamo. Questo lo togliamo. Vabbè questo lo tagliamo, dai. Lo abbattiamo questo. Vabbè, no, stavo dicendo appunto il discorso, vabbè, quando c'è qualcuno, una signora ricoverata, i parenti, sa, tutto reddito, ci stia attento, io dico, signora, lei è nelle mani, vuol dire, è nelle mie mani. È nelle mie mani, no, ma glielo diciamo anche noi, signora, tranquilla, lei è nelle mie mani, non si deve preoccupare. Non si deve preoccupare, ci penso ma io. In quella mano cioè, cos'è? No, pendino. Questa è tecnologia nuova, non si preoccupi. È la parete di prima che abbiamo avuto un problemino, ma tutto a posto. Scusate, ma che sta facendo? Prurito, no, è che gli strumenti sono nuovi di zecca. Questa io non la volevo dire, però è triste, è vero, ma tu sei triste, ma non la volevo dire. No, vabbè, l'ospedale funziona. Ma io se cosa funziona, ho saputo del. Cioè che non nascono più persone. Cioè non 7 gemelli l'altro giorno. Ma quando? A Oda? 7 gemelli la volta.